Buonasera a tutti, ecco le squadre che stanno entrando in campo. Qui Enrico Mariotti dal campo del Mentana. Mentana in maglia bianco-azzurra, dall'altra parte Monterotondo che risponde in completino giallo. Saluti strette di mano e poi si potrà cominciare la gara. Allora inizia la seconda giornata della Serie B Challenge per il Mentana. Chirichin, Stefanini, Moglioni, Martufi, Malgarini, Mostarda, Francesco Mitrano, Rinaldi, Santoni, Davide Mitrano, Bufalini, Palleschi, Simeone, Vannozzi, Rossini, Falconetti, Capasso, Mostini e Toppetta. Dall'altra parte il Monterotondo di Mister Afflitto si schiera con Langella, Maceratesi, Donati, De Battisti, Santonini, De Castro, Dascoli, Brunetti, Politano, Albanesi, Trugli, Quintino, Cocci, Andrea De Castro, Olivieri, Moretti, Pisfil, Lanzone, Prosperini. Tutti al cerchio di centrocampo, arriva anche la terna arbitrale. Minuto di silenzio. Dice il minuto di silenzio, gridano alla carica entrambe le formazioni. Battere il primo pallone sarà il Mentana, che attacca da sinistra a destra. Ora comincia questo momento la gara, primo possesso come detto per la formazione in bianco-azzurro stasera. Comincia il giropalla dal basso, adesso siamo sul fronte sinistro. Segna qualche campo, il lancio lunghissimo, si impegna. L'esterno del Mentana riesce a tenere in campo, prova il dribbling, entra in area di rigore, va a terra, non c'è fallo, forse sì. C'è il fischio del direttore di gara, allora vediamo quale sarà la sua scelta. Sembra proprio sia calcio di rigore. È partito subito forte il Mentana. In corsa di Santoni.
attesa. Antonio col mancino. La palla entra in un secondo momento. No, no, c'è la parata. Il direttore di gara ha interrotto poi il gioco per il fallo in attacco. Allora si rimane sul punteggio di 0-0. Occasione divorata dall'inizio. Subito il Mentana che ha riconquistato il pallone. Adesso siamo sulla fascia sinistra, nei pressi dell'area di rigore. Cerca un sinistro-destro un po' difficile, forse c'è fallo, sì. Ora calcio di punizione Monterotondo, siamo nell'area di rigore gialla. Il tocco è corto. Adesso lancio in avanti alla ricerca della punta. Esce il portiere del Mentana, lancione che arriva a centrocampo, serie di colpi di testa, la mette giù il Mentana, prova a far ordine il centrocampo biancazzurro, ruba il possesso il Monterotondo solo per un attimo. Allora ancora Mentana, siamo proprio all'altezza del centrocampo. C'è Mitrano che gira a sinistra. Ovviamente Monterotondo, tocco un po' corto, fase un po' confusa, spunta l'esterno del Monterotondo lì sulla destra, poi buon ripiego difensivo del centrocampo biancazzurro. Apertura sulla destra, ma c'è il buon anticipo di Donati. Lancio di Mitrano verso gli attaccanti. La corsa ancora sulla destra di Francesco Mitrano, la mette dentro, la palla è ancora buona, prova a riprenderla il numero 7. Una copertura difensiva poi in recupero del Monterotondo. Prova a giocare il pallone, subito gli attaccanti del Mentana al pressing, quindi pallone rubato, prova a farsi spazio, poi va a terra, non c'è nulla, si continua a giocare. Sportività, pallone messo fuori per vedere e valutare la condizione dell'attaccante biancazzurro che sembra zoppicare, ma non dovrebbe essere nulla di grave per lui. Pallone restituito, siamo 4 minuti e mezzo di questo primo tempo. Monterotondo che lancia in avanti, non ci arriva nessuno, fa rimbalzare la difesa del Mentana, poi palla in avanti. Po' in difficoltà il terzino del Mentana, allora si rifugia dietro. L'ultimo tocco potrebbe essere del giocatore del Monterotondo. La difesa che con calma la fa uscire, permette alla propria squadra di riposizionarsi in campo. Si procederà con la rimessa dal fondo. Lancio alto che scende a centrocampo. Sembra averla recuperata il Monterotondo adesso. Lancio in avanti di Antonini a cambiare fronte. La sponda di Luca De Castro. Siamo sulla destra per il Monterotondo. Cercato l'1-2 col proprio numero 7 d'Ascoli. Modo che non si chiude. E allora Mentana a centrocampo. Testa del centrocampista. Si ricomincia dietro dalla linea difensiva. Un po' incerta. Poi ne esce comunque con il possesso palla. A girare il pallone il Mentana. Ci pensa un po' su il centrale difesa. Poi azione, scambio ripetuto tra centrocampista e terzino.
Proprio il primo a subire fallo, raddoppiato da una pressione del Monterotondo. Passa il direttore di gara. Hanno battuto troppo rapidamente i ragazzi in maglia bianca-azzurra. Nuovamente dal basso. Poggiamo al Garini. Poi Mostarda sul centro-sinistra. Lancino avanti, prova a metterla giù col petto. Far sponda, sale un compagno sulla sinistra. La palla è proprio per lui, forse un po' lunga. Infatti non riesce ad arrivarci. Applausi comunque per questa azione creata. Gioca dal basso il Monterotondo. Palla sulla sinistra. Fallisce il controllo Donati. Allora arriva con le mani Stefanini. Vigrano la mette giù elegantemente il numero 10. Poi prova il tocco per il compagno di squadra che ha innescato la corsa del proprio attaccante, ma fuori gioco. Calcio di punizione Monterotondo, palla sventagliata in avanti per la corsa dell'esterno destro. Di prima a metterla dentro, prova il controllo Politano. Arriva qualche altro compagno, poi spazza la difesa del Mentana. Ancora Monterotondo sulla destra, controllo così così. Scaraventa via il pallone che arriva nell'area di rigore avversaria. Costruire il Mentana sulla sinistra. C'è poco spazio, il Monterotondo è tutto lì vicino al pallone. Ora provano a girarla rapidamente. C'è il fischio del direttore di gara, fallo commesso dalla formazione in divisa gialla. Stefanini fa vedere il compagno di reparto lì, Francesco Mitrano sulla destra, viene anticipato, ora si riparte dal portiere, si prende forse qualche rischio di troppo, riesce comunque a dare un pallone giocabile, e allora ancora Mentana, nonostante il pressing del Monterotondo che in questo momento conquista il pallone, posizione di offside, questo il giudizio del direttore di gara. Allora, calcio di punizione Mentana, siamo sulla tre quarti difensiva dei biancoazzurri. Cercano di non buttare il pallone, di costruire prestazione dal basso attraverso i suoi centrali di difesa. Adesso lancione in avanti. Il compagno però era venuto incontro, allora in anticipo Donati. Proprio il numero 3 a toccare il pallone, che poi è carambolato sul braccio del giocatore avversario. Quindi nuovo calcio di punizione Monterotondo. De Battistis, il numero 4, lancia in avanti, scavalcare il centrocampo. La rincorsa di Albanesi.
Viene però fermato dai biancazzurri. Adesso Monterotondo proprio con Albanesi, che non tocca il pallone ma guadagna rimessa laterale. Brunetti lascia con le mani a Donati. Palla proprio alla ricerca del numero 8. Attento Stefanini, la mette fuori. Rimessa gialla. Monterotondo a costruire. A cercare spazio per un traversone. Prova a girarsi. Non c'è però nessuno lì sul primo palo. Ora sale la formazione biancazzurra. Portiere che si prende qualche attimo. Gira dal basso, come già abbiamo visto nei primi 13 minuti di questa partita. Quintana che prova a costruire tra i due centrali. Poi vengono ad abbassarsi i centrocampisti. Attento Donati, che non si fa sorpassare. Vediamo di chi è l'ultimo tocco. Rimessa data ai biancazzurri. Stefanini, colpo di testa, ancora Stefanini in avanti. De Battisti sa ad allontanare. Palla troppo lunga, irraggiungibile. Allora, rimessa biancazzurra. Ora rimessa con le mani, siamo all'altezza del centrocampo. Prova a metterla giù Santoni. Ne ha due contro di lui. Poi ultimo tocco giallo. Non poteva davvero fare di più il numero 9. Stefanini con le mani, viene incontro un compagno, palla di ritorno per il numero 2, può metterla dentro con l'esterno, vediamo se arriva sul primo palo una deviazione, palla che si perde vicino alla bandierina ma sarà rimessa laterale, ancora in attacco per il Mentana. Passaforte il Monterotondo. Non può girarsi il giocatore del Mentana, allora si ricomincia dietro dove Malgherini trova un buon dribbling, prova a metterla dentro. Aggancia il suo compagno che subisce fallo, due passi dall'area di rigore. Ancora a terra il giocatore in maglia a righe biancazzurra. Ora, calcio di punizione Mentana, occasione per portarsi in vantaggio. C'è Santoni con il mancino in corsa del numero 9, il compagno vicino a lui, invece che sembra volerci provare con il destro. Vediamo chi partirà. Santoni col mancino, palla sulla barriera, ci prova il secondo tentativo, ma viene anticipato il numero 9 che poi anche a commettere fallo. Direttore di gara che va a dire qualcosa a Maceratesi del Monterotondo.
calcio di punizione proprio per i gialli. Lancio profondissimo alla ricerca del proprio numero 10. Tenta la difesa biancazzurra che prova a imbastire un contropiede, poi bravo l'esterno biancazzurro a fare piede perno, a guadagnarsi questo calcio di punizione, un po' di esperienza. Sul pallone c'è il numero 10, Davide Mitrano. Palla dentro. Attento, però l'Angella. Lancia il numero 1. Ancora Davide Mitrano a metterla giù. Palla un po' lunga per il numero 10. Riesce comunque a controllare. Si rappoggia dietro sulla propria linea difensiva. Ovviamente dietro il pallone, manovrano con calma i biancazzurri. Ora timida pressione Monterotondo, è il momento per il Mentana di portarsi in avanti. Cerca infatti qualche soluzione in verticale, guadagna qualche metro la formazione biancazzurra. Davide Mitrano, lancio col mancino, attenta alla linea difensiva del Monterotondo, poi Antonini preoccupato, la mette in fallo laterale. Stefanini con le mani, Davide Mitrano la mette giù con un braccio, dice il direttore di gara. I minuti passati di questo primo tempo, 0-0 il punteggio tra Mentana e Monterotondo. Proprio i secondi a battere questo calcio di punizione. Pallone che arriva avanti sulla tre quarti. Con difficoltà la difesa della Mentana, del Mentana. Palla che si perde sul laterale. Con Brunetti che aspetta l'arrivo di Donati. Sarà il numero 3 a battere la rimessa con le mani. Fa vedere il compagno, subito servito. Pallone di ritorno per Donati. Sono i tre lì del Monterotondo. Non fischia nulla, si gioca, prova a riconquistarla Donati. Volta subisce fallo, viene fischiato dal direttore di gara. Se la posiziona De Battistis. In 3-4 del Monterotondo, per fastidio alla difesa avversaria. Il fuorigioco altezza dell'area di rigore. Parte di Battistis col destro, palla al centro, il cuore dell'area di rigore, giocatore a terra, qualche protesta, ma non c'è nulla. Rimessa a Monterotondo, siamo vicino alla linea di fondo. Tanti uomini in un fazzoletto di campo. Ora rimessa che sarà gialla. Donati con le mani, si fa vedere un compagno subito servito. Prova a cercare un traversone. Attenta alla difesa biancazzurra. Ancora pallone Monterotondo. Sale però il Mentana. De Battistis la rimette dentro. Palla ancora verso il centro. Un colpo di testa. Siamo vicini alla bandierina opposta.
Messa con le mani Monterotondo, pallone che arriva quasi sulla linea di fondo, poi traversone sbagliato, disturbato dal difensore avversario, pallone che si perde sul fondo. Allora ringrazia Kirigin. Se la posiziona il numero 1 del Mentana. Messa dal fondo che arriva a centrocampo. Fischio ovviamente del direttore di gara che interrompe il gioco. Calcio di punizione Monterotondo, siamo all'altezza del centrocampo. Palla fortissima in mezzo. Si fa sorprendere la difesa del Mentana che prova un contropiede rapido. Altrettanto attenta la difesa del Monterotondo. Rimessa gialla, siamo sulla fascia destra. Pressing forte del Mentana, efficace a riconquistare il pallone, addirittura subisce fallo il giocatore biancoazzurro. Dietro. 23:30, i minuti del primo tempo, 0-0 il punteggio, poche occasioni sin qui. Rigore fallito a inizio partita dal Mentana e poi poco altro. Buon anticipo dell'esterno del Monterotondo, va a subire fallo. Ora nuovamente tutti dentro l'area di rigore. Sono 5 le torri del Monterotondo. Adesso arriva anche la sesta. Indicazioni di Kirigin. Palla al limite dell'area di rigore, non è messo fuori, allora Donati si appoggia. Non è rimesso dentro, lo stop di Albanesi, elegantissimo. Ma poi trovato il tiro, ma c'era fuori gioco. Qualche parola di troppo, allora. Direttore di gara che è costretto a richiamare, addirittura ammonire da una parte Albanesi, dall'altra centrale di difesa del Mentana. Munito quindi da una parte Albanesi, numero 10 del Monterotondo, dall'altra parte Malgherini, il 5 del Mentana. Questo battibecco. Calcio di punizione Mentana. Battere direttamente il portiere. Palla in avanti sulla tre quarti. Colpo di testa. Buono per il Monterotondo. Prova un'azione di prima. Non è che arriva sulla sinistra. Cerca il controllo albanese. Poi arriva
Il compagno Brunetti va in anticipo sul pallone, subisce fallo il numero 8, non se ne capacita Malgherini. Calcio di punizione Monterotondo sul pallone il numero 10 Albanesi. Parte col destro, la arriva sul secondo palo, un uomo a terra, pallone allontanata, ancora buona. Arriva il numero 11, tiro di Trulli che non inquadra la porta. Giusto però provare il tiro da lì per evitare una ripartenza avversaria. Tiro che però non arriva a destinazione. Rimessa dal fondo. Pallone Monterotondo. Bel filtrante dentro per Albanesi. C'è un tocco, Albanesi che si rigira. Ancora a terra il numero 10, direttore di gara che indica il dischetto di rigore. Ancora a terra il numero 10. Un po' di uomini attorno al direttore di gara che sembra aver deciso per il calcio di rigore dopo il primo per il Mentana nei primissimi minuti. Adesso l'occasione per il Monterotondo di portarsi in vantaggio. De Castro contro Chirichin. Parte col destro. Luca! De Castro spiazza il portiere avversario e fa 1-0 Monterotondo, tutti intorno al numero 6. Trentesimo minuto dunque, si sblocca il risultato. Vediamo come cambierà questo match. Entra adesso in svantaggio. Biancazzurri a manovrare l'azione. Lancio lungo, Donaghi di testa. Poi la copre bene Vitrano. Stefanini con le mani. Manovra in orizzontale, gira da destra a sinistra la difesa del Mentana. Monterotondo che nel frattempo si porta in avanti. Allora lancio lungo alla ricerca di qualche attaccante. Controllo così così sul disturbo avversario. Prova Trulli, ancora Monterotondo. Adesso riconquistano i bianchi azzurri. Ricominciano dal portiere Chierichin che rilancia profondo. Sanzionato l'intervento difensivo. Quindi calcio di punizione Ventana. Palla in avanti. Non arriva nessuno. Vediamo se riesce a far copertura. Sì, pallone esce. Allora rimessa dal fondo.
Non lancia l'Angela, arriva un difensore al suo posto, pallone che arriva a centrocampo. Mette giù il Monterotondo, pressato dalle maglie biancazzurre. Direttore di gara costretto a dire due parole ai giocatori del Monterotondo. Ancora un attimo di pausa. Rimessa laterale che viene effettuata in questo momento. Lancione lunghissimo in avanti della difesa gialla. Allora colpo di testa in appoggio verso Kirigin che raccoglie il pallone. Calma. 33 minuti di questo primo tempo. Ventana sotto 0-1, gol del Monterotondo, autore Luca De Castro, calcio di rigore. Battuto rapidamente questo calcio di punizione. Attento il Monterotondo, riconquista il pallone. La finta sulla fascia destra, adesso arriva sostegno qualche compagno, palla in profondità. Difensiva rimessa dal fondo. In corsa di Kirigin. Non la prende nessuno, allora la mette giù il Mentana. Guadagna rimessa laterale sull'alto di sinistra. Troppo avanzata la posizione di battuta. Allora gioca adesso il Mentana. Cambio di fronte un po' corto. Approfitta Albanesi. Pallone fuori misura di Politano, chiede scusa al compagno di squadra, era davvero irraggiungibile. Pallone in avanti. Provato qua a controllarla Santoni. Cerca poi la palla filtrante. Vediamo se ci arriva il compagno o no. Messa dal fondo Monterotondo, ancora l'arbitro a dare spiegazioni. Si gioca nel frattempo, palla corta, soprattutto Bassa che sbatte su un compagno, poi ultimo tocco ancora biancazzurro. Messa Monterotondo, cerca la palla profonda. Invece recupera il Mentana, ci prova Santoni da fuori. Facile per l'Angella. Lancio del numero 1.
mette giù, ebbene, Albanesi che prova subito il lancino avanti. C'è Kirigin. Stefanini, giocare un altro pallone, ancora bravo Donati in anticipo, il numero 3 del Monterotondo. Stefanini con le mani, palla in avanti, colpo di testa e ancora rimessa laterale. Guadagna qualche metro la formazione biancazzurra. Sempre Stefanini. Pallone che non esce. Allora Mitrano prova a metterla dentro, colpo di testa ad allontanare. Prova a ribaltare l'azione il Monterotondo, palla in profondità. Dove c'è Politano che può fare sportellate col giocatore avversario, sterzata, arriva un altro compagno. Pallone lungo, vediamo se riesce a tenerla in gioco. Sì, traversone in mezzo. Pochi i compagni di squadra del Monterotondo. Ventana che riconquista il pallone. Subito partito nuovamente Stefani. Ancora una volta Donati in anticipo il numero 3. Stefanini, incontro un compagno, pallone in avanti, dove c'è Santoni? Dice fallo il numero 9, c'è l'ammonizione per Maceratesi. C'è un cambio pronto dalla panchina del Monterotondo. Uscito dal campo, credo, Antonini. Forse proprio De Castro. Calcio di punizione Mentana, 4 in barriera, parte Davide Mitrano con l'esterno destro ad impegnare Langella, ci mette i guanti, la mette in corner. Attento il numero 1 del Monterotondo su questo calcio di punizione insidioso, rimbalza davanti alle mani del portiere. Corner Mentana. Col sinistro ad uscire, un colpo di testa, pallone allontanato. Mette giù Albanisi. Ancora di spalle, prova a girarsi. Due su di lui. Fischia il direttore di gara, finito il primo tempo. Vantaggio 1-0 il Monterotondo sul Mentana.
Eccoci, tornati in diretta, sta per cominciare il secondo tempo. Cambi su entrambi i fronti. Devo sicuramente è entrato il numero 19, Prosperini del Monterotondo, e il numero 13, Cocci, dall'altra parte sicuramente il numero 16, Falconetti per il Mentana. Vediamo poi col passare dei minuti in entrati. Ora comincia il secondo tempo, batte il Monterotondo stavolta. Vito, palla in avanti, pallone che entra nell'area di rigore, prova a impegnarsi Prosperini, due su di lui, allora riconquista il Mentana, non molla il numero 19, esce bene comunque difesa biancazzurra. Ordine il centrocampo biancazzurro, poi si perde un po' il pallone esterno destro. Comunque possesso Mentana, esce con qualche brivido in mezzo a due il centrale di difesa. Ora azione offensiva per il Mentana, palla dentro, un po' troppo corta. Messo bene il Monterotondo. A terra Trugli, subisce uno sgambetto avversario. Batte velocemente il Monterotondo. Olivieri, numero 16, è entrato anche lui in questa seconda frazione. Cambio di gioco di Antonini, siamo sulla sinistra, pallone non ben controllato. Però la mette giù Martufi del Mentana, palla in avanti. Santoni col petto, poi provato a lanciare un compagno. La fa uscire l'Angella. Tocco corto del numero 1. In mezzo Trulli, apre sulla sinistra. Donati ricomincia dietro. Lone è un po' timido, allora lancio lungo. Non è fuori gioco, dice il direttore di gara. Palla per Prosperini. Bravissimo il numero 10 del Mentana, prova a tenerla in campo, non ci arriva. Direi il Monterotondo, siamo sul centro-destra con Prosperini, ci pensa un po', poi lanci in avanti. Pallone fortunato, se la ritrova il compagno di squadra. Apertura sulla sinistra. Fuori gioco, dice il direttore di gara. Aveva provato il piazzato con il piattone destro. Pallone che comunque era uscito. Allora, tutto da rifare per il Monterotondo. Lancio in avanti Mentana. Allontanano i gialli. Pallone che non riesce ad essere stoppato da Moretti. Parte dal basso, va a subire fallo Davide Mitrano, si era abbassato a dar una mano alla difesa. Subito, poi chiama, cerca il pallone Rinaldi, riesce nell'aggancio, pallone Monterotondo, ultimo tocco proprio giallo.
Allora, Bufalini con le mani, palla in avanti, a scavalcare tutti, la rincorre poi Simeone, numero 13 del Mentana. Bufalini con le mani, un po' di movimento in area di rigore. Ci pensava ancora un po' al numero 11, poi arriva la palla dentro, allontanato dal colpo di testa del giocatore del Monterotondo. C'è il tocco di mano involontario in biancazzurro. Subito battuto il calcio di punizione del Monterotondo. Fortissimo dal lato opposto, prova il controllo complicato, poi arriva l'appoggio 1-2, palla dentro, si fa trovare attento il portiere del Mentana, prova subito a far ripartire la propria squadra sulla fascia sinistra. Ben messo però Belgarini. Però pallone allontanato, nuovamente possesso Mentana con Mostarda che apre sul centro-destra. Malgarini, la porta lui. Adesso palla a scavalcare la difesa. Prova a metterla dentro, troppe maglie gialle. Lontana così così, allora rimane lì il pallone. Ne approfitta il Mentana. Pallone alzato con una deviazione. Ancora ad allontanare il Monterotondo. Velo. Vediamo se arriva il compagno di squadra. Palla dentro l'area di rigore. Allontana il portiere. Siamo ancora lì, vicino all'area di rigore. Controllo, prova il tiro. Pallone allontana questa volta in maniera definitiva. Finisce in fallo laterale. Sono due passi dalla bandierina del corner. Messa biancazzurra. Fa vedere qualche compagno. Non è che esce nella stessa posizione. La stessa scena di qualche istante fa. Appoggio. Finta, doppia finta. Terran, giocatore del Monterotondo, è lui a subire fallo. Sono passati 8 minuti del secondo tempo, ancora avanti il Monterotondo. Vado a giocare questo pallone, l'ultimo a toccare il giocatore del Mentana. Allora, rimessa con le mani di Monterotondo. Calcio di punizione Mentana, sul pallone c'è Gianmarco Rinaldi. Lascia la sfera il numero 8. Palla dentro col mancino, lontanata di testa. Prova a girarla bene. Allora Monterotondo, palla in profondità, attento il giocatore del Mentana. Ora Mentana cercano di farsi spazio i biancazzurri. Fallo in attacco del Mentana. Gioca il Monterotondo a centrocampo. Spazi intasati, recupera il pallone del Mentana. Cerca con la palla
d'esterno, la soluzione in avanti, si immola con la scivolata del numero 11 del Monterotondo. Ancora Mentana sulla destra. Pallone un po' troppo lungo, non aggancia il compagno di squadra che era arrivato in sovrapposizione. Allora, in avanti Monterotondo, siamo a centrocampo. Ancora possesso giallo. Pallone in avanti, vediamo se ci arriva Prosperini. Metterla nel fallo laterale. Difensore del Mentana. Ancora Monterotondo lascia sfilare il pallone. Può entrare nell'area di rigore Prosperini, murato dal difensore biancazzurro che subito mette palla in avanti, colpo di tacco di Santoni. Allora, pallone ancora una volta allontanato. Controlla il Mentana. Tocco corto, poi una palla alta. Prova a fare ordine il Monterotondo. Cambio di gioco sulla sinistra. Si fa vedere il compagno col numero 10. Provano ancora a manovrare lì sulla fascia sinistra. Palla dentro. Attenti i bianchiazzurri. Pallone scaraventato altissimo, ma era già uscito. Pronto un cambio per il Mentana, vediamo se sarà. Rimessa in avanti, batti e ribatti, poi il giocatore a terra, fallo in favore del Monterotondo. Che arriva a centrocampo. Tra qualche lamentela si continua a giocare, dice il direttore di gara. Il guardalinea a correggere il giudizio, la decisione del direttore di gara. Allora, rimessa biancazzurra, fascia sinistra del campo. Poi il controllo Simeone, poi si ritorna dietro. Arriva forte Rossini, contrasto duro. Ancora pallone Mentana, poi arrivano in troppi quelli del Monterotondo, intervento irregolare. Palla in avanti, era ottima l'idea.
mi ha fatto ribattere il calcio di punizione. Si lamenta un po' il giocatore del Mentana che aveva trovato un gran corridoio per lanciare il compagno di squadra. Allora, calcio di punizione ribattuto. Palla in avanti, una spizzata di testa. Pallone che arriva dentro l'area di rigore. Prova a fare ordine la difesa gialla. Prosperini col petto. Pallone a metà strada. Allontanato poi dal Monterotondo. Lancio della difesa del Mentana in avanti. Tiene una rimessa sulla fascia destra. Pallone sbagliato, quindi subito allontanato dal Monterotondo che non se lo fa ripetere due volte. Adesso Mentana sulla sinistra. Monterotondo a centrocampo. Prova subito a lanciare il compagno di squadra. Attento Mostarda. La palla profonda del Monterotondo, elegante aggancio di Mostarda. La controlla il numero 6, poi ritorna Prosperini sul pallone. Fallo proprio di Mostarda. Bravo il numero 19 a riprendersi il possesso. Calcio di punizione Monterotondo. Tocco corto, muro, poi palla dentro. Guadagna qualche metro la formazione in maglia gialla. Trulli, movimento in avanti. Deviazione non sanzionata, non ha visto un tocco con il braccio, direttore di gara. Ammonizione per Trulli, se vedo bene. Numero 11 che ha protestato un po' troppo. Secondo direttore di gara. Passati 19 minuti del secondo tempo. 1-0 avanti Monterotondo sul Mentana. Non è un po' rischioso, prova, riesce comunque ad allontanarlo. Cocci subisce anche fallo numero 13. Non è davvero velenoso, affidatogli. Cambio Mentana. Lancio avanti Monterotondo. Si ritrovano ancora i gialli. Pallone dentro. Bravo, bravissimo Chierichino a uscire. Ora riparte il Mentana, siamo sulla destra. Monterotondo che torna dietro. Azione rapida del Mentana. Conquista il pallone.
di tacco a sorprendere la difesa avversaria, si guadagna a calcio di punizione. Calcio di punizione Monterotondo, uno dei filati sulla sinistra, altezza della tre quarti. Tocco corto. Il tiro. Non è una grande realizzazione. Prende il suo tempo Kirigin. Arriva adesso il lancio a centrocampo. Santoni ad allontanare. Fallo in favore del Mentana. Siamo proprio sulla linea del centrocampo. Pallina avanti, una spizzata di testa. Fuori gioco, tutto fermo. Lancio in avanti, un po' scavalcato il difensore della Mentana che la tocca appena, poi si prende un rischio il suo compagno di reparto. Mancino avanti un po' corto. Allora Monterotondo. Trulli pressatissimo. Subisce fallo il numero 11. Staff medico in campo per prestare cure al giocatore che era andato a terra. Tutto corto il calcio di punizione. Stesso fra i centrali del Monterotondo. Palla in avanti. Buona la sponda. Va a cercare spazio. Zicca. Mentana adesso con un bel lancio in profondità. Stoppa. Diretto ebbene il difensore del Monterotondo. Poi realizza meno bene il lancio, allora ancora Mentana. Manovrano i biancazzurri. Rossina adesso ad aprire sulla destra. Trova il compagno smarcato. Ora sale il Mentana. Palla fra le linee, viene incontro l'attaccante, gioca con il corpo. Evita un difensore, il secondo no. Allora palla dentro, non riesce nell'aggancio. Era una buona occasione. La blocca poi il portiere del Monterotondo. Finta di Cocci che proprio lui poi ad aprire sulla sinistra, un aggancia
Zecca e allora Mentana. Un po' di spazio qui sulla sinistra. Ci penso un po' il numero 10. Poi palla filtrante. Ancora attento il difensore maglia gialla. Fallo Montero Tondo. Uscito guadagnandosi questo calcio di punizione da una situazione complicata, ne aveva due attorno. Palla in avanti, colpo di testa del difensore del Mentana, palla arriva a centrocampo, mette col corpo Truglie. La restituisce regolare di Alessandro Santoni. Lancio Montero Tondo, palla lunga ma non troppo per Prosperini che prova a tenerla in campo, non gli riesce. Rimessa bianca-azzurra, siamo vicino alla porta di Chierichin. Palla in avanti, spizzata di testa, mette giù De Battistis e lancia via. Tira bene il Mentana che sale anche sulla sinistra. Controllo così così, non se lo fa ripetere due volte l'esterno del Montero Tondo, con questa palla. Formazione in divisa gialla. Palla ancora avanti per Prosperini che la tocca. Per il difensore del Mentana. Bravi, usciti. Puliti. Rossini con la finta, poi apertura sulla destra. Sale il Mentana. Controllo sbagliato. Allora tutto da ricostruire. Regalato il possesso al Montero Tondo. Di punizione Mentana vicino alle panchine, lato destro del campo. Mancano 7 minuti più un recupero alla fine della partita, ancora avanti il Montero Tondo. Tantissimi nell'area di rigore. Calcio di punizione dentro, una spizzata di testa, un uomo a terra, si continua a giocare, prova a cercare spazio, pallone ribattuto, esce il Montero Tondo, bravo, bel dribbling in mezzo a due, subisce fallo ma c'è vantaggio, evita un altro avversario, poi il tocco con la punta, stavolta recupera il Mentana, gestione un po' troppo frettolosa, ancora biancazzurri però alla ricerca dei Santoni, poi va a commettere fallo, forse no. Gigi, dai fallo Muritti. Bravo Guido, bravo.
Palla in avanti a scavalcare i difensori. Lamenta Santoni, non fischia il direttore di gara. Palla in avanti, controlla il Mentana, subisce fallo, giocatore biancazzurro. Apertura sulla sinistra, evita il giocatore avversario, c'è un po' di campo, allora può provare a mettere dentro il pallone, non aggancia nessuno, pallone allontanato, vediamo chi la spunta, siamo ancora lì, nei pressi dell'area di rigore. Pallone in avanti, irraggiungibile per la punta. Allora, nuovamente Monterotondo. Viene trovato in mezzo alla linea Moretti. Pallone rubato nuovamente del Mentana. C'è spazio sulla sinistra. Nel gioco Rossini. Lancio di Mitrano. Si impegna il compagno di squadra. Un po' troppo lungo. Altro cambio Monterotondo. Vai da solo, gioca, non rompe, dai, su. Su, va bene. Bravo Brotto, bravo. Avanti a questa, 9 braccetti. È uscito un difensore. Tutto buono, si può giocare. Palla che entra dentro l'area di rigore, la controlla Santoni, la mette dentro. Buono l'anticipo, anzi direi fondamentale, del difensore in maglia gialla. Di pausa a valutare le condizioni del difensore del Monterotondo. Allora tutti dentro l'area, sarà calcio d'angolo dalla sinistra, parte col Mancino ad uscire, palla che sfila dall'altra parte, c'è l'occasione per il Monterotondo, squadre davvero lunghissime. Gioca sulla sinistra, pallone impreciso, ringrazia il difensore del Mentana che porta il pallone, guadagna campo per la formazione biancazzurra, c'è solo Santoni dentro, vediamo se provano il cross. Palla che arriva debole, allora para facilmente. Capo il Monterotondo, cacci palla in avanti tra difesa e centrocampo, bravo Zicca, non riesce ad innescare nessun compagno, nuovamente Mentana che sta spingendo tanto in questi minuti finali.
Guido, questa è rotta, Guido! Bravo! Esce d'angolo battuto, palla a rientrare, colpo di testa, arriva sul secondo palo a terra, inventarsi un giocatore del Mentana. Calcio di punizione Monterotondo, si era rimessa dal fondo, poi palla profonda, arriva a centrocampo, prova a metterla giù Zecca, l'ultimo tocco proprio del numero 20. Rimessa Mentana, tutti dentro l'area di rigore, pallone che rimbalza, quel pallone nuovamente messo dentro, allontanato in fallo laterale. Azione al limite dell'area di rigore, intercettato il possesso. Ancora Mentana, provare a spingere in questi minuti finali. Triplice fischio del direttore di gara, vince il Monterotondo 1-0, sconfitto il Mentana. Grazie per averci seguito.